E bentornati a tutti ragazzi, sono Everett e oggi ci troviamo su un altro video dei 5 segreti che vi siete persi, ma stavolta su Assassin's Creed Unity, la storia di Arno Dorian. Il principe del vento. Un maestro assassino è pur sempre umano. Se entrate nel covo vedrete il maestro Kemar leggere un libro accanto al fuoco. Se ci state vicino per un po' noterete sicuramente un problema di aerofagia. Peccati di gola. Distribuite per tutta Parigi ci sono 5 torte di questo tipo. Una volta mangiate tutte dovrete recarvi ai giardini di Lussemburgo per affrontare un boss in piedi su una torta gigante, il Marchese de Bouillon. Una volta sconfitto ci saranno dei fuochi d'artificio per festeggiare l'evento e se depredato il cadavere rilascerà più di 50.000 franchi. Non male come bottino. Il cannibale. Come anche la storia del gioco insegna, i cadaveri venivano spesso e volentieri gettati nella Senna. In un determinato punto di Parigi possiamo osservare chi ne beneficiava. Corpi maciullati, strumenti di tortura, gente che chiede di uscire da alcune prigioni. Tutti gli ingredienti per un film horror. Peccato che non appena si arriva vicino al luogo, il presunto carnefice che stava affettando la carne scompare nel nulla. Il Templare. Un'altra situazione strana si può trovare in una determinata zona della mappa. Un cavaliere con l'elmo molto simile a quello Templare di Assassin's Creed 1, per intenderci, morto con una spada conficcata nella gola, attorniato e mangiato da galline. Che mondo strano. La barca dei gatti. La Senna ci regala un capolavoro di nonsense. Su una barca poco distante dalla città possiamo trovare 23 gatti, un cadavere e un uomo abbastanza provato, che trema e farnetica cose a caso. Cosa sarà mai successo? E anche per oggi è tutto ragazzi, se vi è piaciuto il video vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace e un commento. Grazie a tutti per la visione e alla prossima. Ciao da Everett.